Nicarette. E Nicarette. Ora andiamo in campagna a giocare. Mentre io vedo come si comporta. Salto volante senza motori a gas e manco elettrici. Bette per fare cose bette. Tempo, ma fa caldo, eh? Nuvoloso. Quando si fanno i lavori, dicevo, un appunto. Ma com'è? Abbiamo la maledizione dei tetti, non ci fosse un tetto, ma anche nel locale. Ah, nel locale Ortigia. Sta cadendo un tetto. C'è così. Bisogna. Qua, a Palazzolo, qua a casa mia, qua di là, a quella mia zia. Cioè, mi cose re tette, la maledizione re tette. Ma una cosa. Quando si fanno fare il lavoro, mio nonno ti dicevo, quando si è fatto fare palazzo, tutto fatto il top del base, cioè palazzo non di lusso, palazzo lusso, no, il nonno, nonno, fate il palazzo, su cosa su, però col portiere, portiere, e mettiamo il portiere. Porte larghe, porte buone, marmo a terra, cose buone, buone, però a livello, ma niente piscine, niente. Alla fine l'hanno fottuto lo stesso. C'è sempre una cosa in cui poi alla fine, guarda che cazzo sono andati a fare. Quindi quando uno si affida, si fanno dei lavori, non è solamente perché gli puoi mettere l'avvocato, perché i lavori li devi seguire. Devi capire, cioè su più fronti. Ci ti metto preservativo, però poi ti allicchi. La stessa, quindi ci vuole, per preservarsi su più fronti devi andare a seguire il lavoro, ci vuole il contratto lavorativo, o conosci la persona che ti fa i lavori, ma non basta, devi vedere, devi capire, perché già ci sono le frecce, può essere scarso l'operaio, può essere scarso chi gli dà il coso all'operaio, può essere scarso tu di soldi, può essere l'operaio è disonesto, ormai si usa così, se è un lavoro di quelli là, che ti chiedono un lavoro che già tu sei pagato, di quei lavori stipendiati, ti dicono, mi devi fare questo lavoro, mi devi fare questa cosa, no no non è, non è cosa mia, te già prendi i soldi, se ne occupa un'altra, o non lo so, non ne capisco, ne parli col direttore, te già prendi i soldi, quando sono lavori privati, lavori che di ditte, lavori di cose, tutti sì sì sì, professionista, sì sì, te lo faccio, garantito, lo faccio, però lo possiamo fare o così, o così, o di qua, oppure noi facciamo solo così. Cioè, questa mentalità lavorativa a cosa porta? O giusto, o sbagliato, o quello che è nel porto? Porta al fatto che tu ti trovi 100.000... Quando io lavoravo come imprenditore, avevo la ditta, le cose, cioè per collaboratore da zero a tutti i banchi, e io trovavo, se c'ero io, me la prendevo nel culo io perché c'era qualche problema, qualche cosa che altri, perché stiamo in altre, sempre c'è qualcun altro. Se lo faceva un altro per me, è peggio ancora, prendevano, a meno che quella persona non aveva quella capacità di capire, di guardare, di vedere una cosa, di prevedere certe cose, allora, sì, allora prendi meno problemi. Ma comunque problemi ci sono. Perché ci sono 100.000, è organizzato così il lavoro. Quello non gli mette quella cosa, quello ci va a fare, quello se lo fa lo stesso, quello stava dormendo, quella cosa non è riuscita buona, sempre anche cose di operai, di. E cosa c'è? Un'alluvione lassù?
ci sono i problemi di fabbricazione, oltre ai problemi delle persone, ci sono anche i problemi di fabbricazione, problemi di disattenzione, anche problemi da chi amministra o chi... Se tu non mi dici che è successa una cosa, se non ti accorgi, quindi può essere poi peggio, magari bisogna capire, bisogna vedere su più fronti quali sono i problemi, non è una cosa a tipo bandiera, colpa tua, colpa mia, colpa intanto tu ti trovi in una situazione qua, tutte cose che non ci fosse detto che è sano. In un paese old school, old school come Floridia, ormai non lo è più, si è civilizzato. Una volta c'erano solo alettoni, solo per gli alettoni, dove gli impianti. Quindi possiamo dire che il anche dal tetto o dalle tette, dal tetto si vede il rispetto. Tetto, rispetto, tette, rispetto. Rispetto alle vette. Proprio sopra la campagna, stiamo andando a vedere. Mai visto sto tempo così a luglio. Strada bagnata. Opla, strada fortunata. Guarda, qua ci vorrebbe una cisterna invernale per il recupero dell'acqua del pacchiotto, si dovrebbe mettere lì o qui stesso. Cisterna invernale. Boh, non lo so. Yuhu! Bellissima, eh? Dai, bello però, non c'è freddo, vero? Eh? Lei venendo da zone... bulgara. Un po' di caffè anche a me. Ah, che bello. Ah. 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 Minchia, con questi profumi, senti, senti. Ah, siete insensibili. Ah. Rimbling into the sun, the bird on the ground. Toki! Toki! Dov'è? Alla fine vediamo di regalare un tramonto visto la giornata si è schiarita. Vediamo cosa c'è.
vieni, vieni, vieni Topi, vieni che mamma ti fa vedere. Shh. Vieni Cali. Di chi ti sembra che affare Augustiano? Vieni. In fondo, ma fate mangiare un po' di pasta. Ti dicono strano, ah, no. Direttamente coltivato là.